Vediamo ora come preparare mango e avocado, nel senso che dobbiamo pulirli e soprattutto andare al servizio, cioè presentarli. Partiamo dalla scelta. Quando scegliamo un avocado e un mango, dobbiamo fare in modo che siano morbidi. Se li sentiamo troppo duri è perché ancora non sono maturi, quindi non hanno poi il loro profumo e il loro sapore. Partiamo dall'avocado, quindi lo tocchiamo un po', deve essere morbido. Vedete che lascio leggermente l'impronta, questo vuol dire che comincia ad essere pronto. L'avocado ha un mallo centrale, un nocciolo molto grosso. Noi col coltello non dobbiamo fare altro che arrivare a sentirlo e passare intorno, molto delicatamente. Quando abbiamo fatto il giro completo, non facciamo altro che fare questo movimento e il nostro avocado si è liberato. Togliamo l'altro, questo se vogliamo metterlo in un bicchierino, dopo qualche settimana germoglia, lo piantate, lo potete utilizzare come pianta ornamentale. Quando l'avocado è molto morbido, si toglie addirittura con un cucchiaio, è molto burroso, si usa anche nelle insalate, non solo come frutto, nei piatti salati è molto molto saporito, altrimenti si elimina la buccia in questo modo, quindi sbucciandolo quasi come se fosse una mela. A questo punto lo possiamo utilizzare tutto o a quadretti come a volte si utilizza, nel senso che se io da qua vado a eliminare quasi tutto in questo modo, questa diventa una barchetta naturale, quasi un piattino del servizio. Poi non faccio altro che tagliare il mio avocado a quadretti. Immaginate che lo uniamo a del gamberetto fresco, della rucola, un po' di senape e andiamo a preparare un'insalatina dentro direttamente il nostro frutto, così lo possiamo portare a tavola. Questo per quanto riguarda l'avocado. Il mango, idem, deve essere morbido. Sentite anche molto il profumo del mango rispetto a quello che può fare l'avocado. Deve essere morbido, come dicevo, e ha anche lui un mallo centrale, un nocciolo molto grosso, però non è così tondo, è molto più lungo. Quindi noi dal mango andiamo a ricavare due guance laterali in questo modo. Una. E due. Lasciando questo che poi andremo a pulire e a ricavare la polpa. Anche il mango possiamo utilizzare per le insalate. Preparo ad esempio una tartar di spada con mango vivo, che è molto piacevole. Quindi puliamo per bene anche il nostro nocciolo centrale. Questo è il nocciolo, di qua non riusciamo più a togliere niente. Teniamo da parte. Le due guance sono la parte più prelibata, quella che dobbiamo andare a servire a tavola, perché sono anche le più belle. Non facciamo altro che prenderle, inciderle con un coltellino in questo modo, facendo dei tagli trasversali da una parte e dall'altra, andando giù fino alla buccia senza però incidere troppo la buccia. Dopodiché non facciamo altro che girarlo in questo modo, vedete? Quindi anche quando lo portiamo a tavola diventa bello a vedersi e pronto da mangiare. Se siete stati nei Caraibi ve lo servono in questo modo.